La visualizzazione TED della terapia energetica col processo di Vivian Raubach, psicologa svizzera. Qui la lezione 26. Disegna il tuo sogno ricorrente. È la formazione gratuita di autoguarigione avanzata. Prima vedi una dimostrazione di come puoi disegnare il tuo sogno ricorrente per dopo farlo anche tu. Freud ha detto: il sogno è la via regia all'inconscio. E sia la filosofia taoista sia la psicologia sostengono la tesi per cui il sogno ci vuole inviare una comunicazione, ci vuole comunicare la via da percorrere. Il sogno ricorrente, i sogni che ritornano continuamente, anche se in versioni diverse, hanno un significato particolare. Se comprendendo il loro messaggio, cambiamo qualcosa della nostra vita, in generale non ritornano più. La psicologia di Arne Mindell della Process Oriented Psychology si interessa molto ai sogni ricorrenti o ai sogni che da bambini abbiamo fatto più volte. Mindell dice che rappresentano il mito della vita, il nostro tema di vita. Quello che in questa vita dovremmo imparare. Nella lezione 24, nella dimostrazione con il lavoro con un sogno, Irina ci ha già raccontato il suo sogno e nella lezione 25 ha giocato il suo sogno. Adesso Irina vai a mettere il tuo sogno. È un esercizio che ho imparato di Arne Mindell della Process Oriented Psychology per i sogni ricorrenti dell'infanzia, che lui dice è come un mito della mia vita. Abbiamo fatto sei parti di nello stesso foglio e nel primo quadrante lì disegni il tuo sogno, tutto il sogno. E dopo di questo farai continuare il sogno fino ad arrivare al 6, no, fino al 5. Allora fai questi disegni adesso. E quando hai finito il primo disegno, che c'è tutto il sogno, me lo dici. Allora, adesso hai finito, mi dici ancora quello che hai disegnato? C'è un pubblico al buio, però vedo tante teste e stanno aspettando che cominci un concerto. C'è un quartetto, c'è il primo violino e altre due persone che non vedo bene. E lui si sta chiedendo dove sono. C'è la luce e tutto è pronto. Ma io sono impedita. Ho le gambe ferme e qualcosa mi porta giù e sono triste.
Adesso puoi continuare a disegnare 2, 3, 4 e 5. Lascia la tua mano e continuare la storia. E ti fermi alla 5 e lo guardiamo insieme. Allora, Adriana, hai fatto adesso i tuoi disegni. Puoi raccontarmi nel disegno 2? Che succede? Nel secondo disegno io mi sento impedita, mi sento le gambe strette da una forza esterna. Mm-hmm. E non posso andare. Mm-hmm. E questa situazione si sta chiedendo dove io sono. E dopo la 3? E dopo la terza ci sono i miei colleghi e uno di loro non si sta più domandando dove sono, ma è molto arrabbiato e deluso che io non sono venuta e pensa a delle altre persone che possono sostituire me che non arrivo. La 4. Il pubblico se n'è andato. Molto tristi e arrabbiati. E c'è questa situazione, non c'è più nessuno, non c'è più pubblico, le sedie sono vuote. Il 5. Il 5 è stato una sorpresa per me. Perché io non sono andata lì, perché sono nella mia stanza, nel mio spazio, e sono molto felice e sto suonando da sola. E adesso finisci il disegno, lo porti a una conclusione. Mi dici cosa hai disegnato? Io ho un volto ora, prima non lo vedevo, invece ora riesco a vedermi in viso. Sto suonando effettivamente il mio strumento che si legge in questa chiave, non in questa, quindi è più chiara la situazione per me. E soprattutto non ho più uno spazio chiuso intorno a me, ma è tutto molto aperto. Molte cose possono succedere. E quindi molte persone anche possono sentire. Non so bene che cos'è, però c'è molto più spazio e voglia di espansione, voglia di espressione. E rifletti adesso. Arni Mindell, il prigionatore della Process Acupress, dice che i sogni ripetitivi sono come il nostro mito della nostra vita. In quale di questi 6 quadri pensi che stai adesso? Nel 5. Sì. Quando ho visto questo, è arrivato improvvisamente, è stato molto inaspettato come immagine.
mentre queste situazioni le conoscevo, questo è stato inaspettato e molto intimo. E poi ho sentito dling dling come un campanello. E quando per me è una cosa reale, vera, sento sempre dling dling come un campanello. E come ti senti adesso con il dling dling? Beh, mi sento che ho un percorso da fare. Quindi da dentro di me, forse a fuori, a espandere, espansione, espressione e creatività, perché non so che cosa è bene questa, però tutto può essere, quindi bisogna che allarghi questo spazio. Ora mi sento che ho questo spazio intorno a me, spazio chiuso. Sicuro, ma chiuso. Bene, possiamo lasciarlo qua. Sì. Adesso disegna il tuo sogno ricorrente. Hai visto come l'ha fatto Irina? Lo fai dello stesso modo. Prima prepari tutto, fogli e colori per fare il disegno. Uno, cominci e metti per iscritto l'intero sogno. Dopo, due, disegna nel primo dei sei quadranti tutto il tuo sogno. Dopo, tre, continua a sognare il sogno facendo i disegni da 2 a 5. 4. Lascialo arrivare a una soluzione nel ultimo quadro. E alla fine rifletti in quale dei quadri pensi di esserci arrivato adesso. Quando hai finito, o un altro giorno, puoi continuare con la prossima lezione della visualizzazione te, lezione 27, che trovi come sempre tra la mia pagina web www.vivienrau.com, italiano, YouTube, visualizzazione, e fai clic sulla lezione 27.